Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Israel. Shalom a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Bereshit, approfondimento biblico esegetico della parola di Dio del primo capitolo della Genesi. Ecco, siamo dunque arrivati al sesto giorno in cui sono creati, appunto, abbiamo visto l'altra volta gli animali, e poi adesso vedremo oggi l'uomo. Ecco, creando appunto gli animali, che non dice che li crea, ma appunto li fece gli animali. Viene usato, adesso vedremo, il verbo fare, importante in questo versetto. Ecco, fece gli animali proprio in vista poi dell'uomo. E infatti vedete come ogni volta che disse, ecco, e Dio fece, Yassah Elohim et Hayat Haaretz, i viventi della terra, e poi ancora secondo la propria specie, poi ancora Ve'et Behemah, gli animali e il bestiame secondo la propria specie, Vemet col Remesh, i striscianti della terra. Quindi ogni volta che ci sono appunto questi esseri viventi c'è questo complemento oggetto et, che abbiamo visto nel primo versetto della Genesi, e quindi questo et sta ad esprimere, come dicevo l'altra volta, il tu. Si può leggere anche il tu femminile, e se noi, ecco, nella lingua ebraica Ta, appunto, è tu maschile, at invece appunto tu femminile. In un certo senso qui Dio vuole creare appunto gli animali in vista del tu vero e proprio, che sarà appunto l'uomo, del tu che è l'uomo, che è donna in un certo senso, che è femmina nei confronti di Dio, che è la sposa di Dio. In questo senso, ecco, gli animali, tutti gli animali non sono altro che quella parte sensitiva, quella parte sensibile dell'uomo, che riguarda i suoi sensi, che riguarda la sua anima con i suoi sensi, appunto, che esprime proprio questa parte. E adesso vedremo come l'uomo viene creato, e qui nella sua immagine e somiglianza sta ad esprimere invece la sua parte razionale e spirituale. Ecco, iniziamo con il versetto appunto 26. Siamo arrivati al versetto 26 del primo capitolo. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Ecco, ci fermiamo in particolare oggi sulla prima parte di questo versetto. Facciamo l'uomo. Dio disse: facciamo l'uomo. Na asse Adam. Facciamo l'uomo. Innanzitutto, qual è, ecco, la differenza, un po' vedremo, tra il verbo creare, perché non dice creare, ma dirà più tardi che lo creerà maschio e femmina, ma adesso dice facciamo. Il creare, abbiamo detto l'altra volta, è porre qualcuno davanti a sé, come estrarre un blocco di pietra dal monte e porlo davanti a sé, mentre fare invece sarebbe il lavorare questo blocco di pietra per dargli bellezza. Quel facciamo, dunque, l'uomo, è il materiale lavorato dall'artista divino. Il Salmo dirà: le tue mani mi hanno plasmato. Il fare avviene partendo dunque da un elemento creato. Quindi, in un certo senso, ecco, l'uomo nel pensiero di Dio è stato già creato in questi sei giorni. Quindi sta in un certo senso lavorando questo uomo, e adesso dice facciamo l'uomo a nostra immagine. Quindi questo facciamo prima del creare ci dice che l'Adamo è già nel cuore di Dio, come una volta creato Dio sarà nel suo cuore, come una volta creato Dio sarà sempre nel suo cuore. Potremmo pensare che Dio domandasse a colui che sta per creare il suo assenso al lavoro, ecco perché dice facciamo, per ottenere la somiglianza a noi, è quasi per dire: io e te vogliamo fare questo, appunto, che è l'uomo, l'Adam. Adam sembra in un certo senso accettare questo lavoro che lo porterà poi alla somiglianza divina. E potremmo dire, in questo facciamo l'uomo, c'è proprio il sì della sposa che risponde allo sposo che la chiede in matrimonio, in alleanza.
facciamo, in questo verbo possiamo vedere anche le, come dicevano i padri della Chiesa, le tre persone della Trinità. Il verbo fare indica dunque tutto il dinamismo contenuto appunto nel verbo creare. Vede creare, porre qualcosa all'esterno di sé, mentre il fare è contenuto in questo verbo creare, nel verbo creare. Infatti, se noi appunto prendiamo il verbo bara, come dicevamo l'altra volta, appunto prendiamo la resh centrale, proprio il principio del divenire, bo, bet alef, è il principio del divenire, chiamato, cioè con quel facciamo, l'uomo è chiamato a divenire Yahweh, a divenire Dio. Dunque, per introdurre l'uomo della vita, Dio non usa il comandamento vi sia, ma un consiglio quasi, potremmo dire, al mondo divino. Anche altri padri dicono che chiede quasi consiglio agli angeli per formare l'uomo, come afferma anche Basilio di Cesarea. Chiede consiglio al mondo divino, questo è un po' il parere di Basilio, dice facciamo l'uomo. Adamo dunque non è altro che il principio ontologico di ogni uomo. Certo, qui non si sta creando il primo uomo, ma si sta creando il principio ontologico di ogni uomo. Qui è l'Adam, l'uomo di tutti i tempi e i luoghi. Lui è l'intera umanità e ognuno di noi ricapitola tutto in Adamo. Gregorio di Nissa parlerà proprio di uomo universale. Dunque questo facciamo non è altro che entrare ecco, vedete come il verbo fare, ecco, abbiamo la Ain, la Shin, la He. L'Ain è la profondità, entrare nella profondità dello Shin. Abbiamo detto dove c'è il santo nome. Entrare è un lavorio per entrare appunto nel santo nome. Shin è anche il fuoco, entrare nel fuoco stesso di Dio per essere lavorato da Lui. E poi dunque è uscire come un soffio, come lo spirito, uscire appunto purificato. Uscire dalla sua dimensione spirituale. Quel facciamo l'uomo si sta creando appunto il fare appunto divino, è il fare umano divino, come dicevo l'altra volta. Si sta creando l'uomo nella sua dimensione spirituale. Infatti nel secondo invece capitolo si parlerà dell'uomo nella sua dimensione più corporea, legato alla materia, quindi lo prenderà appunto, lo plasmerà dalla polvere del suolo. Dunque, Elohim e Adamo sono l'uomo in alto e l'uomo in basso, come dicono gli ebrei. Sono allo stesso tempo madre, perché sia Elohim che Adam, abbiamo detto, hanno la prima e l'ultima lettera della parola Em, Aleph e Mem, che significa madre. Sono entrambe madre che devono generare il figlio di Dio. Aleph è Dio, appunto, che appunto apre la porta al mondo divino, Mem, apre la porta Dalet al mondo divino. L'uomo entra in questa dimensione di comunione con Dio. A immagine di Dio, dunque, Adamo e Elohim sono madre. Adamo è matrice, potremmo dire, della porta Dalet, da cui viene generato il figlio interiore. Adamo è chiamato a mettere al mondo quel figlio interiore attraverso quel germe divino, quel seme divino che dovrà morire e poi risorgere. Adamo è figlio di Elohim, chiamato con lui a generare il figlio di Dio. Se nella prima parte del sesto giorno Adamo è confuso con la sua Adamà, vedete qui c'è la He, l'Adamà è formata con la He finale, che poi rappresenta il soffio che Dio mette, no? Degli animali, e quindi siamo dello spirito, diciamo ancora, dell'uomo, e non è ancora formato. Adesso invece Adamo non è più confuso con l'Adamà, quindi togliamo, ecco, lo spirito, diciamo, del soffio degli animali, ma ecco nella sua dimensione più umano-divina. Dunque, adesso in questa seconda parte egli in un certo senso è Yahweh in germe, che
che sarà poi rivelato nel secondo capitolo, quando al termine Elohim si aggiunge il termine Yahweh. L'umanità dunque in Adamo, potremmo dire, è al sesto mese, perché viene creato il sesto giorno, perché l'umanità, in questo caso è l'umanità al sesto mese della sua gestazione, che al sesto mese dovrà ancora partorire, cioè il figlio. Infatti Dio Yahweh prende dimora nel grembo di Maria Santissima proprio al sesto mese. Al sesto mese l'angelo Gabriele andò alla Vergine Maria. Al nono mese invece l'umanità uscirà dal grembo della sua terra, potremmo dire. Quindi il nono mese rappresenta in cui tutta l'umanità concepirà il figlio stesso di Dio e sarà appunto il giorno glorioso della sua venuta, della gloria. Adamo dunque, essendo appunto Yahweh in potenza, è costituito principalmente della sua vocazione di maternità, chiamato a divenire Yahweh Elohim. Adamo è costituito da queste due parti, Ad, che in ebraico è il vapore, Aleph e Dalet, sono un po' le acque dell'incompiuto, che desidera realizzarsi salendo dall'umido al secco. E l'altra parte invece è Dam, che è appunto, che cos'è? È il sangue. Dalet e Mem è il sangue, che rappresenta la vita che viene dal mondo divino, la matrice di fuoco. Quindi questa è la matrice di acqua, Ad, e questa è un po' la matrice di fuoco, Dam, sangue. Infatti, la trasmutazione dell'acqua in sangue per divenire spirito è l'essenza stessa del mistero cristiano. Mentre il primo Adamo con il peccato rimarrà acqua al suo livello di vapore di acqua, il secondo Adamo diventerà Dam, cioè sangue, quando appunto l'ultimo Adamo, cioè il Cristo, morirà sulla croce ricoperto dal sangue. Preziosissimo. Dunque, è l'ultimo Adamo, Cristo, che trasformerà l'umanità dal suo spirito per farlo appunto diventare con il suo sacrificio realtà dello spirito. Quindi Adamo è l'incontro, potremmo dire, del desiderio, vapore, quello che sale verso il cielo, quindi il desiderio di Dio verso Elohim, ed Elohim che desidera la sua sposa. Quindi la creazione è Adamo che ricapitola un po' tutta l'umanità e che Dio stesso mette questo desiderio nel cuore di ogni uomo. Adamo è essenzialmente desiderio, desiderio è il suo nome, Ad. Egli non è che acqua che sale appunto verso lo sposo divino, che potremmo dire è Dam, che oltre a essere sangue è anche poi le iniziali Damut, che è la parola somiglianza, poi vedremo, e Demut è la parola somiglianza, che sale verso questa somiglianza con Dio. È lo sposo divino che trasforma le sue energie che salgono dalla terra attraverso il suo Santo Spirito. Infatti egli non, con il peccato potremmo dire non è diventato che sangue che cola verso l'esterno, invece di colare invece verso l'interno, cioè verso quella trasformazione in spirito. Quindi l'uomo è un uomo in cui scorre il sangue all'esterno. Invece Adamo dovrà prendere coscienza della presenza divina nel suo sangue. Infatti Adamo si può leggere Dio, Dam, Aleph è Dio, nel sangue. Adamo è il santuario, deve essere il santuario dell'incontro di Yahweh con Elohim. Quindi quel sangue divino che si tramuterà, che è chiamato a tramutarsi di grazia in grazia, di gloria in gloria, verso appunto la dimensione spirituale, verso la somiglianza, Demut, la somiglianza con Dio. Bene, la prossima volta vedremo, ecco, gli altri due termini importanti di questa prima parte del versetto 26, appunto, che l'uomo è creato a nostra immagine, come dice Dio, a sua immagine e somiglianza. Alla prossima, shalom a tutti.